Benissimo. Allora, oggi sto facendo questo video. Video che avrei voluto fare tra 10 anni, 2 anni, anche 5 anni, ma l'ho dovuto fare oggi per forza, perché ieri ce l'ho verso le 7:30, 8:20 di ieri sera. È venuta a mancare la mia cagnolina Luna. Ovviamente questo video non lo metterò perché ciao, è difficile così. Quindi capitemi. Vi racconto la storia di Luna. Luna l'abbiamo presa in un negozio di animali. Stava insieme alla sua sorellina Pansy. La mia cagnolina è la Bianca e Marrone, mentre sua sorella Pansy, che mozza un'altra ragazza, è la Bianca e Nera. Vabbè, mia mamma va a questo negozio, voleva prendere quello bianco e nero perché gli ho tipo nuve, e il negoziante gli ha detto: no, guarda, ci vuole una femmina, prendi quella bianca e marrone perché lei è femmina, invece quell'altro è maschio. Poi gli è venuta a capire che è la femmina. Vabbè, l'abbiamo presa, avvetta prima di questa cosa. Io che sono andata a prenderla, il negoziante per ridere, per becchezzare, mi ha detto: no, guarda, la tua cagnolina l'ho venduta e non puoi metterla più. E io in quel momento, volevo morire, salta quel momento. E niente, poi gli ho detto che era uno scherzo. Vabbè, siamo venuti a casa, lei da cucciola è stata molto, 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 molto vivace, molto zoccherellona, molto così. Vabbè, d'accordo, 5 anni, tutto bene, la cosa brutta di Luna, della razza di Luna, che è un cavalli king, è che hanno problemi al cuore, quindi lei già aveva problemi al cuore. Vabbè, d'accordo, 5 anni, e Luna inizia ad avere prima la crociuta di vita, che non il curiamo, poi dopo 2 anni
viene la catalatta. La catalatta ci poteva un occhio all'occhio. E dopo la catalatta, non vi avevo detto una cosa. Luna, l'abbiamo sterilizzata proprio in tempo, perché se non la sterilizzavamo in tempo moriva. Vabbè, l'abbiamo sterilizzata, se no avevi il cancro. Ecco perché si sterilizzano gli animali, prima per non farli accoppiare, se non ci vogliono cuccioli, e poi perché potrebbe avere il cancro, come in questo caso Luna. Dopodiché alla catalatta, alla catalatta, e vabbè, la catalatta inizia a pezzolarsi, e a un certo punto non vede più ad un occhio. Dicevo, scusate, ci ho letto il video. Dicevo, la catalatta inizia a pezzolare, non vede più un occhio, e va bene. Dopodiché, a Luna riescono delle cose alle mammelle. E praticamente praticamente non gliela teniamo così. Dopodiché, aspettate che non è ancora finita. Dopodiché, io, beh, ce la viviamo fino a 9 anni. Dopo 9 anni, appena compiuto 9 anni, quando compiuto 10 anni, scusate, inizia a avere dei seri problemi, dei problemi seri a cuore, perché praticamente il cuore li comprimeva ai polmoni, quindi sì, il cuore li comprimeva ai polmoni. Non gli ho detto prima le medicine, le cose. E vabbè. Ieri, ok. Ieri, la mia cagnolina, in questi giorni la mia cagnolina non le zappillava bene. Ieri, come ho finito di mangiare, l'ho presa in pazzo, e sentivo che il suo zappillo era stranissimo. E la zoatranissima. E gli ho detto, papà, io mi ricordo queste parole, papà, Luna non è già pilla come al solito. Ho montato la TV e gliel'ho fatto sentire. E lui gli ho detto, metti la tela, così le già pilla. Dovete sapere che gli è l'ultimo giorno di fiera, vicino a casa mia. E io ci sono voluta andare per forza, perché dall'ultimo giorno è stato nei cani.
Vabbè, io ci sono andata alle 8 e era tutto tranquillo, però mi sentivo peso, raga, mi sentivo peso. Vabbè, e viene mamma alle 8 e alla fine accusata, non so nemmeno quello che dico. E vabbè, ci fermiamo i cani. All'improvviso, papà chiama mamma. E io non so cosa gli dice, probabilmente gli aveva detto, guarda Rosa, Luna non c'è più. Raga, mia mamma inizia a piangere. Io stavo tutta così, mamma stava dietro. Io come sento mamma piangere. Io capisco immediatamente che lei non ce l'ha più. Io comincio a fare la pazza, urlare alla tetto da fiera davanti a milioni di persone. Non ho capito niente in quel momento, in quel momento non ho capito niente, raga, non ho capito niente, cioè la reazione è stata quella, c'è tutta mamma piacere, io mi giro. Capisco la situazione, mi alzo e inizio a piangere, raga, inizio a piangere più forte di adesso, più forte di adesso. Più forte di adesso. Vabbè, sono qua dei cani, del cioccozzo di ciabatazzo. Ti giovate in acqua e loro mi volevano consolare, però non ci riuscivano, non ci riuscivano. La ragazza mi parlava e io piangevo, cioè non avevo capito più niente. Poi è venuto a prendersi mio padre e siamo saliti a casa. Io, quando stavo in ascensore, gli ho detto, papà, io non entro, cioè, io non ce la faccio, io non ce la faccio. E papà ha detto, va bene, sei fuori. Io che ho fatto? Mi sono fatta coraggio e ho vinto lui. E ho vinto Luna. Sono attesa. Ok, sono attesa. Io ho cominciato a chiamare Luna, ti prego, vi faccio vedere la foto. Perché gli ho fatto le foto. Non ve la faccio vedere. Allora, dopo vi metto la che allora la quarta è quanto sanno ce l'ha più. Me la sono messa come immagine profilo e non la toglierò più. Allora, quarta è stata la foto di quando sono arrivata a casa. Questa è tutta la foto di quando sono arrivato a casa. Cioè, lei è già attesa e io così. Vabbè. Vabbè. I miei genitori non vi dico come stavano perché ovviamente non ve lo dico. Vabbè,
la portiamo a fare alla vedata tutta la notte. E oggi non mi vergogno a dirlo, oggi ho dormito con mamma e papà, cioè stanotte. E penso che mi ha fatto bene perché ho sognato ad una, raga. L'ho sognata. Ho sognato che prima è la morte e poi è la risuscitata. Quindi mi ha fatto solo bene, penso. Poi oggi mi sono alzata alle 6:59, ma mi è alzata alle 6:59, faccio solo quando sono andata, dovevo vedere gli OCEP, cioè mi sono alzata prima che là, mi sono alzata alle 6, papà. Vabbè, mi sono alzata, ho fatto colazione, cioè non è che ho fatto colazione perché da quanto non ci capivo niente, non ci capivo niente, non l'ho fatta. E dalle 10 alle 12:30 io sono stata su quella veranda con mio padre, con Luna. Allora, io stavo di sorteggio così. Avevo la testa qua, le gambe qua e Luna qua, qua tutta, ce l'avevo così praticamente, guardate, mi è entrata il cancro nella gamba, però chi se ne frega, raga, chi se ne frega, cioè, aspetta, vi faccio vedere, vabbè. Così. Ed ho così. Ed ho così, guardate. Cioè, Luna cioè non ce l'ha più. Guarda quanto l'ho fatta io. Cioè, io che stavo... Ma ci mette la lacrima! Ci mette la lacrima! Raga, ci mette la lacrima! Vabbè, poi qua quanto l'hanno portata via. Vabbè, dopo Luna, un'ora me la cotta tutta, e gli do i bacini, gli ballo da calezzo. Poi mi direte che c'è schifo, hai baciato un cane che è morto. Sì, non me ne frega, non me ne frega, cioè, non me ne fregava niente. Lei è la mia sorella, lei, un momento lei è morto con lei un pezzo del mio cuore, un pezzo della mia anima, perché visto lei io facevo tutto, con lei tutto, e la mia gioiellina, la mia coppia, la mia amica, la mia migliore amica, l'essere vivente più importante della mia vita, ok? Insieme al mio coniglietto, le creature più importanti della mia vita, veramente, e non pensavo che ci soffice così. Prima di morire, cioè tempo fa, mamma ha fatto fare una cosa. Io con Luna. Aspetta, Luna, che bella. Io questa me la tengo come
Ritrovo di letto su un'altra cosa. Oggi, e non me ne vergogno, ripeto, ho dormito con questo, che è uguale all'uno. Me lo sono detto e l'ho. Ho dormito. Comunque, raga, io... mi ero tipo mangiato in un piatto perché avevo già piatto gli alli, ma non ho ancora finito. Penso che questo dolore non c'è niente male. Non c'è niente male. Dicevo che questo dolore non c'è niente male. Come ho detto che alla Paradisi se lo sapevo che gli alli. E l'ha arrivata la sua ora, gli montava quel paese tutti. Non andavo neanche alla pelle di Manuel con lei. Ma da una parte è stato meglio perché penso che ce l'avrei vista morire. Sarebbe stato peggio, molto peggio. Va bene, raga, io vado. Niente, scusatemi per questo video. E niente, volevo dire addio così a Luna, per non dimenticarla. Ciao Luna, ti voglio bene, a letto dagli pezzi per la mia gioiellina. Io per adesso, cari, non li vedo più, magari tra un anno o due, non lo so. Ciao! Se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi e condividete sempre. Ciao! Non la accusatemi, vi devo farle vedere queste foto, anche se sono foto. Allora, questa è la mia foto quando sono ritornata a casa di quando sono ritornata. Aspetta, questa è io e Luna. Aspetta. Questa è Luna, quella di questa di fuori. Questa è il mio papà che sta immaginando Luna. I miei hanno pianto tantissimo. Questa è la foto che mi sono fatta con lei l'altra mattina. Guardate. Guardate, guardate. Guardate questa. E poi, e questa. E poi l'hanno portata lì. E niente. Scusate per questi ultimi due cose, ma ve lo volevo far vedere. Scusatemi. E vabbè, è andata così. E mia mamma ha pianto perché... E mio papà ha pianto di più perché... Luna e mio papà avevano l'aborto tutto loro, cioè mio padre adorava Luna come l'adoravo io, come l'adoravo mamma e tutto, quindi niente. Ciao Luna, poi portate la coppa a lei. Ciao. Ah, il coso che non vi ho detto, scusatemi, questo è una... come si dice, è un bonus, diciamo, che gli alli è il 23 aprile 2023, gli alli è il 25, volevo dire, gli alli è il 25 aprile, tutto. Sì, 25, gli alli è il 25 aprile 2023 e oggi è il 26 e stanotte ho sognato Luna
Praticamente stava mamma madre e io mamma e papà e Luna moriva. E io piangevo talmente forte, ma talmente forte che a un certo punto Luna si sveglia di nuovo. E stavamo sulla piazza e niente, ci sveglia così. Così, ci voglio così. Niente, questo vi volevo fare capire. Quindi, niente. Ciao.